Sarà inaugurata il 12 maggio la nuova sezione dei mosaici contemporanei al Museo d'Arte della città di Ravenna. Il piano terra sarà dedicato solo ai mosaici, mentre le mostre temporanee si svilupperanno tra primo e secondo piano. L'occasione per ripensare l'identità del Mar e valorizzare la collezione dei mosaici contemporanei. Il direttore del museo, Roberto Cantagalli, e l'architetto Nicola Nottoli raccontano come sarà il nuovo allestimento. Con l'inaugurazione della nuova sezione dedicata al mosaico contemporaneo si completa anche quello che è il percorso cittadino nell'esperienza del mosaico, che si sviluppa dall'epoca repubblicana romana, insomma pensiamo alla Domus dei Tappeti di Pietra, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri al Mar, dove con la nuova sezione appunto dedicata al mosaico contemporaneo sarà possibile ammirare quella che è stata l'evoluzione negli ultimi decenni del mosaico, mosaico quale linguaggio appunto del contemporaneo. La nuova sezione infatti ripercorre quelle che sono state le tappe più significative dell'evoluzione del mosaico dal dopoguerra ad oggi. Architetto, quali criteri ha seguito per l'allestimento della nuova sezione? Beh, sicuramente un'apertura agli altri spazi museali, quindi una permeabilità nei confronti del quadriportico e delle aree di accesso, una certa sua rappresentatività nel percorso, diciamo, complessivo ai vari piani e una connessione nell'ultima parte, sono sei le sale, verso l'esposizione. L'allestimento che prosegue nel quadriportico. Sono differenziato in due modi, cioè queste sei sale raccolgono il core, diciamo, della mostra con tutte le opere della mostra del 59, quelle del design, delle esperienze degli anni 80, fino ad arrivare poi alle esperienze che nel vecchio allestimento erano chiamate autonome. Queste opere e poi c'è il quadriportico, la connessione tra due aree molto diversificate da un punto di vista allestitivo di questa collezione rappresenta anche il passaggio da una forma di, come dire, di sudditanza, se molto tra virgolette, del mosaico rispetto all'opera, come dire, del cartone, a una sua liberazione. Una liberazione che parla del contemporaneo. Appunto, nell'allestimento del quadriportico in un modo molto flessibile, come dire, in un'ottica anche molto della contemporaneità e della fluidità contemporanea, ma parla anche della città. Ci saranno anche dei sistemi audiovisivi che permetteranno di vedere il collegamento della disseminazione, possiamo chiamarla così, del mosaico nella città di Ravenna.